faccio leggere questi titoli. Se come se fosse la prima volta che escono dei giochi cross-gen per ben 2 anni. Non è la prima volta che lo si fa, soprattutto con le terze parti, lo si è sempre fatta. Invece di vederlo come una feature migliore, perché ricordiamo che la cosa nuova è che questa Xbox che uscirà permetterà di giocare i titoli da Xbox fino a Xbox One X, cazzo! Tutti i giochi Xbox 360 e Xbox che ho a casa li potrò giocare senza dover riattaccare le vecchie console. È una feature in più, non è in meno. Il fatto che non ci saranno titoli al lancio, ma saranno tutti cross-gen. Anzi, sarà a maggior ragione, sarà meglio, perché chi ha la vecchia gen potrà godersi i titoli che stanno uscendo per la nuova generazione. Ciò che prima non era così, cacchio. Io ho giocato molti titoli che sono usciti per PS2. Li ho giocati su PS1. Ma di certo FIFA 2005 non era figo come FIFA 2005 uscito per PS2. Così PS2, così molti ma molti altri titoli che sono usciti cross-gen. Ricordiamo anche il caso emblematico di Splinter Cell, che per assurdo era più figo quello per Xbox che non quello per Xbox 360. Perché il gioco era sviluppato da più persone. Si è sempre fatto la cross-gen. Ricordiamo anche il Call of Duty cross-gen, il Forza Horizon for cross-gen, che erano sviluppati da più aziende, quindi facevano schifo al cazzo quelli per la vecchia gen, quindi punendo chi aveva appena acquistato la nuova console. Come mi sono trovato io inculato con Wii U, che ho comprato Wii U per giocare a Splatoon e poi l'hanno dismessa qualche anno dopo per far uscire Nintendo Switch con Splatoon 2. Quindi è una cosa positiva, più che positiva, il fatto che non ci saranno esclusive di nuova generazione. E non è anormale, soprattutto, è normalissimo. Vogliamo ricordare i titoli che ha avuto PS3 e PS4 al lancio? Ma ve li ricordate che non aveva titoli al lancio praticamente? Toh, vi sbatto le liste per PS3 e PS4 i titoli al lancio. E la stampa, mi ricordo che lì non si è lamentata, erano gli utenti che si lamentavano, non la stampa. Perché ora fate tutta questa polemica per Xbox? O comunque la ponete in questa... Perché poi la notizia è reale. Ma la ponete come se fosse una feature in meno. Cazzo! È una feature in più! E soprattutto non incula i possessori della vecchia console. Ribadisco, come mi è capitato con Wii U, che sono stato inculato e ho acquistato la console solo nel 2015 e mi sono ritrovato su Splatoon 2, soprattutto sulla nuova console. Io ho comprato Wii U per giocare solo a Splatoon e mi trovo il gioco competitivo sulla nuova console. Nessun rispetto per me consumatore, al contrario di quello che sta facendo Microsoft, sta avendo rispetto per i vecchi consumatori. Quindi è una feature in più, non fatelo passare come una cosa negativa che non avrà titoli al lancio, perché è normalissimo, è sempre stato così e sempre lo sarà. Perché non scrivete questa news? La retrocompatibilità di PS5 rispetto a PS4, rispetto solo a PS4, è perché PS5 non ha titoli al lancio? Voglio proprio vedere se tra un po' fate questa news. Aspetto che voi facciate questa news dal punto di vista di Sony. Che anche nel caso di Sony è una feature positiva che sia retrocompatibile con PS4. Non sono un boxaro. Però, se avete detto ciò per Xbox, io pretendo che ragionate nella stessa maniera anche per la console Sony. Voglio proprio vedere se scriverete questo, che PS5 non ha esclusive e quindi ha fatto la retrocompatibilità solo con PS4 e non con PS3, PS2 e PS1, come ha fatto Xbox.